presentare il nostro programma Trasporti a 5 Stelle ed è un lavoro che è iniziato molti anni fa, o meglio da quando siamo entrati in questo Parlamento abbiamo iniziato a sviluppare quello che è il programma che oggi vi andremo a presentare. Una cosa di cui ci siamo resi conto subito quando siamo entrati in questo Parlamento è che in questi anni i governi che si sono susseguiti non hanno mai messo in campo una reale programmazione di quelle che sono le infrastrutture di trasporto e di logistica per il nostro Paese, e di questo ne stiamo pagando assolutamente le conseguenze. Si sono seguite soprattutto logiche politico-clientelari affini, ma mai quelli che sono i reali fabbisogni di mobilità dei cittadini. Ecco, quello che noi tentiamo di fare con il nostro programma Trasporti è proprio questo. Quello di analizzare quelli che sono i fabbisogni di mobilità dei cittadini e di rispondere a queste esigenze con una reale programmazione dei trasporti, una cosa che in questo Paese praticamente non si è mai fatta. Appunto, la nostra idea di trasporto è un'idea di trasporto incentrata sulla mobilità sostenibile, ovviamente, più attenta alle esigenze dei cittadini, alla salute, alla loro salute e alla qualità dell'aria che respiriamo. Ovviamente anche incentrata quindi sulla riduzione dell'uso della mobilità privata, a favore invece di una mobilità più pubblica e condivisa, cercando di spostare il più possibile le merci dalla gomma al ferro e soldare un maggiore spazio alla mobilità dolce, e anche ovviamente sull'abbandono dei combustibili fossili e sull'incentivazione di fonti energetiche più pulite e rinnovabili. Ecco, la settimana scorsa, come avete potuto vedere, si sono votati i quesiti del nostro programma sul nostro portale Rousseau, e appunto oggi vi illustreremo non solo i risultati che gli indirizzi che ci sono stati dati con questa votazione sul nostro portale Rousseau dai nostri iscritti, ma anche quello che è tutto il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. Allora, se c'è un esempio appunto che possiamo fare di infrastrutture che sul nostro territorio sono state costruite seguendo più un'ottica di politico clientelare o appunto degli interessi particolari, sicuramente ci viene in mente il settore aereo. Nel nostro territorio abbiamo attualmente 99 aeroporti, il problema è che ci troviamo spesso con degli aeroporti costruiti l'uno vicino all'altro, anche con 60-70 chilometri di distanza l'uno dall'altro, e con la conseguenza che spesso questi aeroporti non riescono a sostenersi economicamente. Appunto, negli ultimi decenni sono proliferate queste infrastrutture e appunto degli esempi lampanti di sprechi e di inefficienze ne abbiamo tanti nel nostro territorio, basta guardare anche nelle nostre regioni, sicuramente tutti abbiamo degli esempi di infrastrutture aeroportuali inefficienti e che sprecano denaro pubblico. Un esempio che sicuramente vi viene in mente è il famosissimo aeroporto, il cosiddetto Scajola Airport, l'aeroporto di Albenga, nel 2008 oggetto di ingenti finanziamenti da parte del governo di cui faceva parte appunto anche l'allora ministro Scajola, residente nella vicina Imperia, che destinò ingenti finanziamenti con il suo governo a questo aeroporto per ripristinare la corsa tra Roma e Albenga, appunto una corsa, come potete immaginare, sicuramente molto utilizzata e che oltretutto era già stata eliminata precedentemente diverse volte perché appunto non si ripagava. Ma anche ci sono anche tanti altri esempi di sprechi, di aeroporti che sprecano il nostro territorio, penso ad esempio all'aeroporto di Aosta, oggetto appunto anche di recente di un ingente finanziamento da parte della regione Valle d'Aosta, 30 milioni di euro per l'ammodernamento. Questo aeroporto non è mai spiccato il volo, però la regione Valle d'Aosta ha voluto nel 2013 completare questi interventi di ammodernamento per 30 milioni di euro. Nonostante tutto, l'aeroporto di Aosta continua a non vedere neanche un volo di linea e continua a costare ogni anno circa 3 milioni di euro ai cittadini valdostani. Ma abbiamo anche altri esempi come l'aeroporto di Salerno, un aeroporto che si potrebbe definire un aeroporto fantasma. Anche questo dal 2000 ad oggi ha ricevuto circa 100 milioni di euro di finanziamenti pubblici anche questo non vede praticamente, non ha mai spiccato il volo, non vede praticamente alcun volo.
Per noi ovviamente il settore aeroportuale è un settore fondamentale, se pensiamo anche alla sua funzione da un punto di vista turistico, ovviamente è un settore fondamentale, ma quello che manca nel nostro paese è una vera integrazione con tutte quelle che sono le altre modalità di trasporto, e questo vogliamo fare noi con il nostro programma trasporti, rendere il settore aeroportuale un settore ben integrato con le altre modalità di trasporto, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, che devono assolutamente servire le nostre infrastrutture aeroportuali. Con il programma che stiamo elaborando vogliamo mettere in atto una razionalizzazione del sistema aeroportuale al fine di renderlo più efficiente e meno oneroso per il Paese, e cercando di puntare soprattutto sull'intermodalità diffusa, dando priorità a modalità di trasporto sostenibili sotto il profilo economico, ma anche sanitario e ambientale. Ecco, sottolineo queste due caratteristiche: le infrastrutture devono essere sostenibili dal punto di vista sì economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario e ambientale, perché queste due caratteristiche sono fondamentali per la razionalizzazione che ci proponiamo di fare con il nostro programma trasporti per quanto riguarda le infrastrutture aeroportuali. Attualmente abbiamo molti aeroporti sul nostro territorio nazionale che non sono aggiornati con quelle che sono le valutazioni dei rischi, valutazioni dei rischi di incidenti, valutazioni dei rischi sanitari, quindi acustico e di qualità dell'aria. Ecco, non è accettabile una situazione del genere. Penso ad esempio alla situazione dell'aeroporto di Ciampino, dove appunto non abbiamo una valutazione di impatto ambientale, manca un programma per la riduzione del rumore, e nonostante ciò si continua di anno in anno ad aumentare il numero dei voli. Si è passati dal 2001, che si aveva 1 milione di voli, a 5 milioni di voli che abbiamo oggi, appunto non abbiamo ancora una valutazione di impatto ambientale. Oppure, spostandoci più al nord, penso all'aeroporto di Treviso, anche questo un aeroporto senza valutazione di impatto ambientale, che per ben 3 volte gli è stato bocciato il master plan di sviluppo aeroportuale, perché appunto proponeva uno sviluppo completamente incompatibile con l'urbanizzazione circostante, e nonostante questo anche qui il gestore aeroportuale ha continuato a superare tranquillamente i limiti ai voli giornalieri senza venire sanzionato, e queste situazioni sono veramente delle situazioni inaccettabili. Nell'ambito dell'analisi che stiamo poi portando avanti abbiamo anche analizzato quelli che possono essere i modelli di governance applicabili al nostro sistema aeroportuale. Un modello che ci ha molto incuriosito è stato quello spagnolo, dove appunto c'è questa unica società di gestione aeroportuale che gestisce quasi tutti gli aeroporti spagnoli con un unico bilancio, e quindi in questo modo gli aeroporti più redditizi compensano quelli che sono gli aeroporti meno redditizi, e questo è un sistema che ci ha incuriosito soprattutto perché sarebbe un ottimo sistema per abbattere situazioni di concorrenza sleale che invece si verificano di frequente nel nostro paese. Penso ad esempio a quelle situazioni di ricatto a cui spesso sono sottoposti i nostri territori, i nostri gestori aeroportuali, quando appunto le compagnie low cost, che ormai stanno spopolando nel nostro paese perché ormai hanno preso una quota di mercato maggioritaria rispetto a quella dei vettori tradizionali, questi vettori low cost mettono sotto ricatto interi territori perché minacciano di andarsene da questi territori, lasciare gli scali se non appunto non ricevono dei finanziamenti, e così appunto si è aperto tutto questo mercato dei vari contratti di co-marketing e dei contributi diretti e indiretti alle compagnie low cost che appunto hanno drogato il sistema aeroportuale, il sistema della concorrenza in ambito aeroportuale, e soprattutto dobbiamo sottolineare che qui stiamo parlando di contributi pubblici, quindi di soldi dei cittadini che sono stati utilizzati per drogare il sistema, drogare il sistema della concorrenza aeroportuale. Due settimane se non ricordo male, abbiamo fatto un question time proprio su questa questione dei contratti di co-marketing, dove appunto non il ministro Del Rio non ha saputo fare chiarezza, non c'è assoluta trasparenza su questi soldi pubblici, ha parlato di 40 milioni di euro, ma noi sappiamo con certezza che sono sicuramente di più, perché il ministro quando parla di 40 milioni parla di quelli di cui lui ha contezza, che i gestori aeroportuali, e che ricordo che sono comunque sempre partecipati in quota maggioritaria o minoritaria da enti pubblici,
erogano ai gestori low cost, ma poi c'è tutta un'altra parte che non è assolutamente sottoposta a monitoraggio, che sono tutti i finanziamenti che gli enti locali erogano alle compagnie low cost per tenersele sul proprio territorio. Tra l'altro questo sistema dei contratti di co-marketing e della contribuzione alle compagnie low cost ha provocato anche dei danni, perché ci sono aeroporti come l'aeroporto di Verona o di Rimini che hanno rischiato il default per cercare di pagare queste compagnie low cost che rimanessero nei propri aeroporti, oppure comuni come Trapani ad esempio, che si svena periodicamente per cercare di tenere in piedi questi contratti di co-marketing. Queste situazioni non devono assolutamente esistere. Noi stiamo lavorando appunto anche su questo, anche perché appunto il sistema è totalmente fuori controllo e deve assolutamente essere monitorato e gestito. Quindi appunto quello che non si è fatto in questi anni è una seria programmazione delle infrastrutture, ed è quello che vogliamo fare noi e che ci proponiamo di fare questo, con questo programma. Sicuramente un programma che mira a rispondere non più a logiche politico-clientelari come si è fatto in tutti questi anni, ma alle vere esigenze di mobilità dei cittadini. Io vi ringrazio e passo la parola al mio collega senatore Andrea Cioffi. Problemi tecnici che risolviamo. Il bello della diretta. Non nostra. Diretta non nostra. Ok. Allora, sicuramente noi stiamo proseguendo il percorso che abbiamo iniziato partendo dal concetto, che per noi è fondamentale, di incrementare la consapevolezza delle persone. Questo è quello che facciamo sempre con le nostre opzioni sul portale Rousseau. A noi ci interessa che le persone che esprimano un voto lo esprimano in maniera consapevole, perciò noi continuiamo a usare questo metodo, che è un metodo ovviamente radicalmente diverso, perché solo dall'incremento della capacità, della conoscenza dei cittadini otteniamo un risultato che sia coerente con i loro diciamo, desideri e le loro necessità. Quindi il nostro è sempre stato un percorso di inclusione, e in quest'ambito, tra le varie cose che abbiamo affrontato, ovviamente abbiamo affrontato il tema del trasporto merci. Abbiamo dei dati che conosciamo bene. In Italia sappiamo che via treno viaggia solo il 7% delle merci, via gomma il 60%. In Europa sappiamo che invece la percentuale media di traffico su ferrovia è intorno al 20%. Quindi abbiamo un'arretratezza molto forte che dobbiamo ovviamente contrastare, dobbiamo riportare le merci a viaggiare su rotaia. Questo per vari ordini di motivi. Però la cosa interessante della risposta che è stata data dai nostri iscritti sul blog è la coerenza. Perché dire che preferiamo intervenire sulle interconnessioni tra la rete ferroviaria e le strutture aeroportuali, migliorare i nodi, gli interporti, tutte queste cose, esattamente in coerenza con le risposte che i nostri iscritti hanno dato sul tema dell'energia. E quindi questo è molto interessante, rappresenta proprio una crescita di capacità culturale critica delle persone che seguono il blog, che sono iscritti al blog e che seguono tutte le nostre proposte. Quindi questo elemento di coerenza che deriva dai risultati della domanda ci fa particolarmente piacere. Ovviamente questo significa intervenire nei punti critici. Quando noi diciamo che vogliamo uscire dal ciclo del petrolio, così come abbiamo detto nella presentazione del programma sull'energia nel 2040, ovviamente significa anche intervenire per cambiare la modalità di trasporto delle merci. Sappiamo che molte merci fanno lunghi percorsi diciamo via camion, tanto per essere chiari, e invece noi pensiamo che bisogna far sì che questi lunghi percorsi avvengano sul ferro. Ovviamente c'è un grandissimo spazio che si apre su tutto quello che è il trasporto degli ultimi 100-200 chilometri, che è un settore nel quale ovviamente la gomma la farà ancora da padrona, ma bisogna cambiare proprio l'approccio. Questo è diciamo, il primo punto. Capiamo qual è la situazione del Paese. Il World Economic Forum redige una graduatoria che si chiama Global Competitiveness Index, che vede l'Italia al 56esimo posto. Noi siamo al 56esimo posto nei paesi OCSE per competitività globale.
Ancora più interessante è il dato della World Bank su un altro indice che si chiama Logistic Performance Index. Questo indice ci vede al 21° posto. Molto interessante è verificare che al primo posto c'è la Germania. Quindi la Germania ha una grandissima capacità di muovere le merci e di avere un sistema logistico altamente efficiente. Noi non possiamo competere con un paese che ha questa grandissima capacità logistica se non incrementiamo il nostro sistema logistico. Questo gap è un gap storico sul quale non si è fatto niente negli ultimi 20 anni. Questa è una colpa gravissima di coloro che non hanno programmato. Arianna ci parlava della mancata programmazione, esattamente così. La mancata programmazione di coerenza tra tutti gli aspetti che investono gli scenari che deve affrontare un paese porta a situazioni come queste. Quindi noi ci troviamo a dover rincorrere questa situazione. Questa posizione così grave dal punto di vista della logistica è evidenziato, per esempio, dal fatto che in pianura padana le merci non arrivano dai porti italiani, ma arrivano dai porti di Amburgo e di Rotterdam. Potremmo pure dire che, non so, il secondo porto d'Italia è Rotterdam, facendo una battuta, potremmo dire questo. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ci dobbiamo riconquistare il paese. Noi dobbiamo far sì che le merci che entrano nel paese entrano dai porti italiani. Perché se non facciamo questo, tutte le grandi cose che ci vengono dette dal governo, che noi usiamo i nostri porti per andare in Germania, ma se non ci riprendiamo l'Italia dove vogliamo andare? Quindi noi adesso ci troviamo nella condizione di avere il traforo che è stato recentemente inaugurato, mi sembra che un presidente del Consiglio disse che era in Italia, ma mi sembra che è in Svizzera, che è un'opportunità. Ma noi dobbiamo far sì che quell'opportunità di uscita delle merci dall'Italia verso il centro Europa sia reale e non sia invece il punto in cui le merci entrano in Italia. Quindi noi dobbiamo riprenderci quella parte lì. Abbiamo quindi una perdita di competitività grande. Dobbiamo quindi intervenire per migliorare i collegamenti, ovviamente infrastrutturali, tra i nostri porti, gli interporti, i nodi di interscambio. Quando vediamo quello che si sta facendo sulla rete di RFI, vediamo che ci sono ancora molte strozzature. Abbiamo, diciamo, le previsioni che fece RFI nel 2014 e i risultati a cui siamo arrivati oggi, e vediamo che siamo ancora molto indietro. Quindi c'è una lentezza, stiamo andando troppo piano. Noi dobbiamo far sì che le nostre infrastrutture siano in grado di accogliere treni lunghi, treni di alta capacità. Questo significa adeguare sostanzialmente le sagome della galleria per far passare i grandi container, di questo stiamo parlando, e se non facciamo questo non potremo mai recuperare realmente competitività. Ovviamente portare le merci su ferro significa ovviamente migliorare la salute, perché quando noi riduciamo il numero di questi grandi camion che intervengono nelle grandi distribuzioni di lungo percorso, ovviamente miglioriamo la salute perché c'è moltissimo meno inquinamento. Ovviamente anche l'ambiente è collegato a questo, e tutte queste cose ci liberano risorse. Perché quando noi interveniamo in questo modo liberiamo risorse e facciamo recuperare realmente al paese competitività. Quello che dobbiamo fare inoltre è intervenire in generale sul piano infrastrutturale. Tante volte abbiamo detto che non vogliamo più grandi opere inutili. Questo è un'evidenza, è chiarissimo, non c'è bisogno di spiegarlo un'altra volta. Oltretutto noi sappiamo che le grandi opere si caratterizzano per essere opere a elevata intensità di capitale, esattamente il contrario di quello che dovremmo fare. Noi dobbiamo avere opere piccole, utili, che servono manutenzione, perché solo in questo modo noi riusciamo a avere occupazione a breve termine con progetti esecutivi e cantierabili, quello che abbiamo lungamente chiesto anche nel codice degli appalti, e il governo voleva fare marcia indietro, ci siamo profondamente opposti a questa deriva del governo. Quindi piccole opere, molta manutenzione, intervenire su tutto quello che è dissesto, opere locali, servono ai cittadini, dobbiamo fare quelle opere che servono alle persone, non le grandi opere che servono a fare elevatissimi livelli di corruzione e che ci ricordano solo quella famosa quel famoso
non mi viene la parola, quel famoso spot dove si vedeva quella borsetta, l'economia gira con te. Vi ricordate quella borsetta, l'economia gira con te? Significava spendere i soldi. I soldi vanno spesi bene. Quindi noi dobbiamo ritornare su questa cosa. Le opere devono quindi rispondere ai fabbisogni reali. Dobbiamo entrare nel dettaglio delle opere, dobbiamo fare una revisione dei progetti. In inglese si dice project review, ma è più bello dire una revisione dei progetti, perché solo in questo modo verifichiamo se opere previste tanti anni fa hanno ancora oggi un senso, se no non andiamo da nessuna parte. Se vedete nel DEF, le opere previste nel DEF, solo due di quelle opere sono oggetto di revisione di progetto, e gli altri, le altre opere, allora perché non iniziamo a rivedere realmente quello che c'è dentro? Iniziamo a prendere le opere, i piani economici e finanziari, verifichiamo che quelle opere oggi hanno ancora un senso, probabilmente non l'avranno, e liberiamo risorse, e con quelle risorse aumentiamo di molto ciò che dobbiamo fare sulla manutenzione, sulle piccole opere che servono alle persone. Ovviamente quando si parla di opere dobbiamo inserire il dibattito pubblico, perché se ne parla ma non si agisce. Il governo doveva fare un decreto ministeriale che non fa. Noi di dibattito pubblico ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo presentato delle proposte anche al Senato per spiegare cos'è il dibattito pubblico. Il dibattito pubblico significa coinvolgere le persone nelle scelte, e ovviamente nel dibattito pubblico deve essere integrata l'opzione zero, perché non si può scartare l'opzione zero. A volte i cittadini sono più illuminati di quella pseudopolitica che vuole imporre scelte sulla testa dei cittadini, scelte che servono solo a perseguire logiche spesso inutili, vogliamo dire anche corruttive, diciamo anche corruttive. Quindi noi dobbiamo rimettere al centro l'interesse delle persone e dobbiamo verificare bene quello che facciamo. Questo, diciamo, in buona sostanza è quello che vediamo. Quando parliamo di manutenzione di opere, per esempio, noi sappiamo che ANAS gestisce 11.000 ponti, viadotti, per essere più precisi. Recentemente ci sono stati dei crolli. Siccome di quegli 11.000 viadotti solo circa 5.000 sono stati verificati, sarà il caso di iniziare a verificare quello che c'è. Questo significa fare le cose fatte per bene, questo significa intervenire sulle strutture che ci sono per far sì che rispondano alle reali esigenze, questo significa fare tante piccole opere che servono a far sì che questo paese non crolli sotto il peso di queste grandi opere speculative e non danno alcun servizio alle persone. Quando è che ci rimettiamo a perseguire l'interesse specifico delle persone, l'interesse collettivo e non più l'interesse dei grandi potenti che vogliono solo determinate cose? Passo la parola a Michele Dell'Orco. Aspetta. Allora, io vi parlerò un attimo di sicurezza stradale, che per il Movimento 5 Stelle è sicuramente uno dei punti cardini. Questo perché? Perché i dati ci dicono che sulle strade italiane ogni anno muoiono quasi 4.000 persone, quindi una vera e propria strage, una strage che accade in Italia ogni anno che passa sotto silenzio. Eppure questo trend, nonostante sia in diminuzione, non ha una significativa diminuzione, eppure le cose da fare potrebbero essere tante. Sicuramente spesso viene addebitato alle morti sulle strade italiane il fatto che ci sia l'errore umano, sicuramente una delle cause principali, la disattenzione, cattive abitudini di guida, e sicuramente anche per questo serve una corretta informazione a partire dalle scuole. Sicuramente servirà anche una giornata per le vittime della strada. Però questo non basta, serve anche manutenzione, manutenzione delle strade, delle barriere, e servono soldi e fondi. Quest'anno finalmente, per fare un esempio, è stato attuato un vecchio emendamento che avevamo presentato e finalmente quest'anno il Ministero l'ha attuato per dare alle regioni 12,5 milioni di euro per lo sviluppo e la messa in sicurezza delle piste ciclabili. Pochi soldi non bastano, ma è un inizio, noi vogliamo andare in questa direzione. E per primis quindi per tutelare gli utenti deboli della strada, cioè ciclisti e pedoni. Poi un'altra proposta che abbiamo fatto, che è stata anche votata in una risoluzione qua in Parlamento, ma non è ancora stata attuata, la attueremo noi al governo, riguarda anche i guardrail, la messa in sicurezza dei guardrail a partire dalle barriere salva motociclisti. Tanti centauri, decine e decine all'anno muoiono a causa del cosiddetto effetto killer.
Invece basterebbe attuare una barriera e mettere una barriera aggiuntiva per limitare appunto queste morti. Oppure penso alla strage che c'è stata a Qualunga, quando c'è stato un bus, 39 vittime, che ha sfondato in Campania, ha sfondato un guardrail, è finito giù da un ponte. Le indagini della magistratura, che sono tuttora in corso, all'inizio parlavano soprattutto di una mancata revisione dei freni, un errore umano. Ora le indagini sono spostate anche su una ipotetica mancata, errata manutenzione di quel tratto stradale legato alle barriere, cosa che avevamo anche suggerito noi anni fa. Per questo, per noi, un governo, un Ministero dei Trasporti, deve subito fare una puntuale ricognizione delle strade italiane, soprattutto dove c'è stata una maggiore incidentalità, e soprattutto aggiornare la direttiva tecnica che riguarda, che in realtà è in corso di elaborazione già da anni, per innalzare gli standard di sicurezza sui guardrail, prendere esempio dagli altri paesi europei che sono molto più avanti di noi su queste norme. E poi c'è anche la questione di manutenzione stradale, sto parlando delle buche stradali. I proventi delle multe stradali dovrebbero servire, almeno, anche se la normativa è molto variopinta sull'argomento, diciamo che cambia molto in base a se è una multa per eccesso di velocità, doppia fila, qual è l'ente che ha riscosso la multa, di chi è la proprietà della strada, se è della provincia, del comune, eccetera. Però indicativamente, riassumendo, il 50% dovrebbe essere usato per la messa in sicurezza, la sicurezza stradale, a partire dalla manutenzione stradale. Come usano i fondi delle multe stradali comuni? Spesso non è dato sapere, a volte si sa, a volte no. Dovrebbero per legge rendicontare al Ministero dei Trasporti ogni anno e dire come usano ognuno di quegli euro che vengono presi dalle multe stradali. Questo spesso non viene fatto e il Ministero dei Trasporti non fa questo controllo. Spesso i comuni usano questi fondi per ripianare magari buchi di bilancio dovuti alla mala gestione oppure per altre destinazioni. Noi, quando saremo al governo, vorremmo trasparenza su questo settore, capire i comuni come rendicontano, punire quelli che non rispettano la legge e non usano parte di quei fondi come già è previsto per legge per la sicurezza stradale. E poi, come già accennava Andrea Cioffi, la questione dei ponti che crollano. Una volta al mese c'è un ponte che crolla in Italia, da nord a sud ormai è abbastanza bipartisan. Spesso si rimpallano le competenze, colpa della provincia, colpa del comune, colpa di ANAS. Spesso la manutenzione è legata ad ANAS e il Ministero dovrebbe controllare. Però, a differenza del governo che pensa che la soluzione sia far confluire ANAS in Ferrovie dello Stato, noi pensiamo che Ferrovie dello Stato, che già ha i suoi noti problemi, non c'è bisogno che li ripeta, debba continuare a fare quello che fa senza portare i propri problemi e i propri debiti dentro a Ferrovie dello Stato. Chi gestisce le strade deve continuare a gestire le strade e la propria manutenzione, chi gestisce le ferrovie deve continuare a far bene, si spera, il proprio lavoro. E quindi piuttosto bisogna andare a vedere com'è regolato il rapporto tra il Ministero dei Trasporti e ANAS per la dirigenza, come vengono scelti i dirigenti, evitare che ci siano assunzioni a chiamata diretta dei dirigenti senza concorso. Quindi ci vuole un controllo di questo tipo e soprattutto i collaudi. Gli ingegneri che fanno i collaudi, c'è un ruolo tecnico delicatissimo e importantissimo, devono avere le competenze opportune, devono essere esperti del mestiere. Fino adesso non so se lo sono stati. Comunque, semplificando, il nostro obiettivo per il Movimento 5 Stelle è raggiungere almeno entro 2020 il dimezzamento delle vittime della strada. È un obiettivo facile? Sicuramente no. Non è facile, ma le idee ce le abbiamo, le proposte ce le abbiamo e pensiamo che entro 2020 questo obiettivo si possa raggiungere. Passo la parola a Diego De Lorenzis, grazie. Ciao a tutti, la parte che esporrò io riguarda la mobilità urbana. La mobilità urbana per noi è un pilastro del programma e la necessità di intervenire in ambito urbano, migliorare la mobilità in ambito cittadino è ovvia se si pensa al fatto che nelle città si concentra il 70% della popolazione o si concentrerà nei prossimi anni. E quindi la mobilità urbana ha un impatto notevole sulla qualità di vita delle persone e quindi sulle scelte che ciascun cittadino fa quotidianamente.
Si parla spesso, anche con i programmi europei, è un termine che oggi va di moda, di smart city. Ecco, non ci può essere nessuna smart city se non c'è una mobilità intelligente. Quindi da questo punto di vista credo che il nostro paese abbia da recuperare molta strada. I problemi li conosciamo, sono ormai noti e sono denunciati in tutte le sedi. Abbiamo un problema senz'altro di congestione delle città, tant'è che in molte città abbiamo l'assessore al traffico, come se il traffico fosse quello da gestire e non invece la mobilità delle persone. Pensate che c'è stata una stima qualche anno fa e delle 6 città più congestionate d'Italia i costi legati appunto al traffico sono stimati in 5 miliardi, quindi soltanto per le prime 6 città abbiamo un costo annuo di 5 miliardi, che sono quindi risorse ovviamente che si potrebbero destinare altrove. Ancora, un altro problema che abbiamo per come sono pensate urbanisticamente le nostre città e per i mancati interventi di miglioramento è l'inquinamento. Abbiamo 84.000 morti premature, un'altra strage silente di cui poco si parla, e a parte queste morti premature, causate ovviamente dall'inquinamento, ci sono poi gli incidenti stradali, come già ricordato, che causano oltre 246.000 ferimenti. Ancora, legato a questo ovviamente c'è il tema della sicurezza, quindi, e abbiamo una mortalità che è tripla rispetto alle città virtuose, penso appunto a Berlino, Oslo, ad altre città capitali europee dove il numero di incidenti e quindi la mortalità è sensibilmente ridotta. Questa incidentalità ovviamente ha anche questa un costo, quantificato in 850 euro annui a famiglia, e come vedete quindi gli sprechi anche in ambito urbano di una mancata pianificazione delle azioni da mettere in atto è notevole. E poi ci sono i costi vivi, banalmente mantenere un'auto a famiglia, è stato calcolato, costa mediamente annualmente alle famiglie italiane 5.000 euro. Ora, quindi immaginate come anche i budget familiari potrebbero essere spesi in maniera diversa se ci fossero delle azioni che in qualche modo permettono ai cittadini di avere una mobilità diversa. Quindi noi in ambito urbano, come anche negli altri settori, intendiamo provare a cambiare questo modo di il mondo della mobilità, semplicemente perché non perché l'utenza debole debba essere tutelata per principio, ma semplicemente perché vogliamo restituire alle città una vivibilità, una qualità quindi della vita migliore. Quindi gli obiettivi ovviamente sono avere una mobilità intelligente, una mobilità quindi sostenibile che non sia solo elettrica. E per far questo abbiamo bisogno di modificare la ripartizione modale, quindi i modi in cui le persone si spostano. Oggi ovviamente siamo quasi tutti concentrati sull'auto privata, quindi sui mezzi motorizzati privati, e ovviamente dobbiamo spostare quote di questa mobilità verso mezzi collettivi, condivisi, e sicuramente non motorizzati o con una trazione alternativa. Questo ci permetterebbe di avere città in cui il traffico ovviamente è più fluido, avere una incidentalità più bassa e ridurre anche i costi, quindi di fatto attuare una manovra economica senza praticamente accorgersene. Faccio soltanto riferimento che se noi avessimo un trasporto pubblico locale più efficiente, spostando soltanto 2 milioni di utenti verso il trasporto pubblico, quindi che abbandonano in parte l'auto, avremmo 15 miliardi di euro risparmiati all'anno, quindi se questo è poco, insomma, credo che veramente ci siano ampi margini di miglioramento. Vuol dire per le famiglie risparmiare 12 miliardi di euro l'anno, quindi anche maggiore capacità di spesa, e quindi anche questo ha un impatto economico non indifferente. E ovviamente 25.000 gravi incidenti evitati ogni anno.
Le azioni per fare questo, a differenza di quello che è stato successo negli ultimi decenni, per noi è molto chiaro e abbiamo avuto anche conferma grazie alla votazione che c'è stata sul blog e sul Rousseau. Noi abbiamo praticamente posto 8 alternative e le alternative sono state ovviamente scelte in base a un ordine di priorità. Queste priorità sono altrettanto chiare. Innanzitutto c'è un ampliamento dell'offerta. I cittadini italiani non sono costretti a stare in macchina, non nascono in auto e non c'è alcuna ragione se non culturale e se non di mancanza di alternative affinché insomma questo debba continuare ad accadere. Quindi da una parte l'ampliamento dell'offerta, maggiori spostamenti a piedi, in bici, tramite il car sharing, il carpooling, il trasporto pubblico locale. Poi un miglioramento anche dell'offerta. Abbiamo da una parte il rinnovo e l'ampliamento dei mezzi del trasporto pubblico locale, ma anche un intervento sulle infrastrutture di trasporto pubblico a livello urbano. Noi abbiamo un gap di infrastrutture, di piccole opere, penso alle linee metropolitane, alle linee tranviarie, che rispetto al resto d'Europa in qualche modo ci zavorrano. Ancora, era una opzione tra quelle votate dai nostri iscritti, ci sono le modifiche al codice della strada. Faccio presente che in questa legislatura sono ormai 4 anni e più che aspettiamo delle modifiche al codice della strada, che sono insabbiate, una alla Camera e una al Senato. Quindi di fatto per fare tutte queste azioni le possibilità ci sono. Noi aspettiamo a breve di andare al governo per metterle in campo. Rendere gli spostamenti migliori, più efficienti è soltanto una questione di volontà politica e ovviamente la convenienza non è soltanto economica, si parla ovviamente di avere trasporti più capillari, più veloci, più rapidi e quindi dare veramente un'alternativa alle persone per lasciare l'auto privata. Vi saluto di nuovo, buon pomeriggio a tutti. Io sono molto contento che oggi riusciamo a mettere un altro tassello al nostro programma di governo nazionale. Abbiamo già elaborato il programma sul lavoro, il programma per la nostra politica estera, il programma energia e quest'oggi trasporti si aggiunge al nostro programma. E ciò che davvero, secondo noi, marca la differenza con gli altri, che in questo momento dove in Parlamento tutti dicono il contrario di tutti, tutti fanno il contrario di quello che dicono, noi stiamo tenendo la barra dritta e andiamo sul nostro programma parlando di contenuti e li presentiamo in conferenza stampa qui alla Camera. Le elezioni forse sono lontane, nel 2018 probabilmente, e noi già da moltissimo tempo parliamo di contenuti e presentiamo il nostro programma nazionale, e questo è in controtendenza, perché a volte il programma che cos'è? È un foglio di carta, magari un libro che viene buttato alla fine al Ministero dell'Interno quando presenti le liste e butti anche il tuo programma e nessuno se l'è letto e nessuno conosce niente. Allora fare come stiamo facendo noi, usare questa metodologia, significa proprio essere in contrapposizione al modo di lavorare dei partiti politici, e questo secondo me è un primo passo fondamentale che va riconosciuto. Io posso dire che queste sono le nostre primarie che si contrappongono in qualche modo alle primarie del Partito Democratico, che vengono fatte una volta ogni 2, ogni 3 anni, ogni 4 anni, vengono chiamate le persone al voto, e io rispetto tantissimo le persone che sono andate a votare domenica, ma noi abbiamo un'altra idea, un'idea che ha 3 tasselli in questo momento: Rousseau, i portavoce e gli iscritti certificati, che partecipano e costruiscono il programma in rete, non una tantum, ma sempre. Sono interpellate quando ci sono nodi politici importanti, sono interpellate quando dobbiamo capire che tipo di programma costruire, sono interpellate quando ci sono gli iscritti da far candidare come portavoce, sono sempre interpellate. E questa è l'idea e la strada che noi stiamo tracciando come democrazia diretta, che si contrappone alla democrazia che è semplicemente rappresentativa e fa sì che ci siano le primarie una tantum, cioè una persona, e poi magari il programma non interessa più a nessuno.
Allora è questo che noi stiamo costruendo. Oggi è l'ennesima volta in cui noi dimostriamo che costruiamo un nuovo mondo, una nuova epoca politica che spazza via le altre, al di là di noi stessi, perché ormai la strada è tracciata e quando tu tracci una strada comunque va. Noi vediamo anche nel programma, è incredibile, abbiamo capito da ciò che abbiamo detto, da ciò che anch'io ho ascoltato oggi, che il Ministero ha perso esclusivamente tempo in tutti questi anni, perché anche con piccoli interventi sulla manutenzione stradale, sui guardrail, potevamo salvare una marea di vite umane. Invece questo non è avvenuto, perché c'è un lassismo, perché non c'è voglia di risolvere realmente i problemi, perché si è sempre indaffarati a parlare di se stessi, a parlare delle controversie interne, a parlare l'uno contro l'altro. È come la stampa, sono sempre interessati a scontri di strutture invece di scontri o incontri di contenuti. La grande differenza che dobbiamo cambiare insieme, cercare di farlo, è che dobbiamo più parlare sempre di più di contenuti e di visioni di mondo diverse, magari, perché è su quello che si deve confrontare la politica, e non su strutture, gerarchie, scontri interni. E Rousseau è proprio questo: abbandona le persone e gli scontri tra persone e mette al centro i contenuti e la costruzione che le persone possono fare in questi contenuti. Allora questo è il sistema di intelligenza collettiva che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. Poi ci possono essere limiti, possiamo migliorare, certo, però è questa la strada indicata. E oggi l'intelligenza collettiva che Rousseau esprime tramite i portavoce eletti e tramite gli iscritti certificati sono le nostre primarie generali che si contrappongono alle primarie una tantum. E vi ringrazio. Se ci sono domande, chiaramente siamo qui. Se non ci sono domande, prego, prego. Visto che si parlava di trasporti, volevo sapere qual era la vostra idea per l'Italia. E la seconda domanda è a proposito di votazioni. Di Maio ha annunciato dall'America che a settembre eleggerete il candidato premier e ministri con la Democrazia Diretta. Volevo sapere però, cioè, chi decide, chi è in gara, insomma, chi decide le persone tra cui scegliere. Ma intanto la posizione su Alitalia l'abbiamo insomma espresso in questi giorni. Oggi abbiamo fatto un question time, i miei colleghi Crippa e Paolo Romano, chiedendo al Ministro se il Governo non dovesse fare come minimo, come prima cosa, forse un'azione di responsabilità, chissà, forse anche una denuncia nei confronti della vecchia dirigenza di Alitalia. Come un'azienda privata, però il Ministero tramite Poste Italiane ha una quota in CAI. Allora chiediamo perché non, lei Ministro non fa un'azione di responsabilità, e lui ci risponde saranno gli stessi commissari eventualmente a valutare azioni e anche una denuncia nei confronti degli ex dirigenti. Cioè in sostanza sta dicendo che Gubitosi, che comunque è stato nel consiglio d'amministrazione di Alitalia, e Laghi, che era nel consiglio d'amministrazione della controllata di Poste Italiane in CAI in Alitalia, dovrebbero valutare se autodenunciarsi. Quindi per noi c'è un leggero paradosso che il controllore sia anche controllato, quindi siamo alla follia totale del governo. Cosa bisogna fare per prima cosa, oltre a denunciare la vecchia dirigenza che ha sperperato anche denaro pubblico in questa azienda privata che però ha ricevuto 7 miliardi e mezzo in 40 anni? Bisogna valutare le possibilità, quindi capire se ci sono dei partner europei che sono disposti a comprare parte in toto di Alitalia. Qual è il piano industriale? Questi commissari straordinari, fantastici, ce lo dovranno dire. Fino adesso è stato proposto ai lavoratori cosa? Semplicemente un taglio lineare di mezzi, stipendi e taglio al personale generico. Non puoi pensare di rilanciare una compagnia con dei problemi come all'Italia, parliamo di 2 milioni di perdite al giorno, e quando era arrivato Montezemolo perdeva 500.000 di euro al giorno e lui aveva dichiarato entro il 2017 a zero praticamente questa perdita, adesso siamo al quadruplo. Non puoi pretendere di rilanciare questo tipo di compagnia con questi problemi semplicemente facendo dei tagli lineari. O tu progetti un piano industriale, vuoi puntare sul lungo raggio, le tratte internazionali, quelle redditizie. Se invece non è un piano, allora non hai nulla da dire. Fino adesso io non ho sentito nulla da dire, vedremo cosa faranno questi commissari straordinari nei prossimi giorni. Su l'altra domanda,
Non è in realtà un annuncio, perché non c'è niente di nuovo, nel senso perché già Davide Casaleggio, in un'intervista se non sbaglio sul Corriere, annunciava che in un senso temporale, quindi prima il programma, poi il candidato portavoce Presidente del Consiglio e i ministri, dovevamo completare tutto questo iter temporale, questo è il percorso che è già stato indicato, per poi arrivare alle elezioni che ad ora sono fissate nel 2018. E mi ricordo di aver anche letto nell'intervista che poi del Corriere della Sera, se non sbaglio, che ad Italia 5 Stelle si provava a far coincidere anche la fine delle votazioni per il candidato portavoce Presidente del Consiglio. Quindi non c'è nessuna notizia se non quello che già sappiamo di un percorso temporale che stiamo sviluppando, programma, candidato portavoce, Presidente del Consiglio e ministri. Speriamo di completare tutto in un tempo giusto per andare poi a elezioni con la chiarezza e la trasparenza massima di tutto quello che noi siamo e proponiamo al Paese. Però le persone da votare, cioè come saranno? Le persone tra le quali si voterà. Ah no, non conosco ancora il sistema, penso che si sta lavorando. Essendo la prima volta, credo, al mondo che si faccia una cosa del genere, quando dico al mondo intendo proprio il mondo. Volevo capire se, come mi è parso di intuire, considerate la fusione tra ANAS e Ferrovie una pessima idea. Allora, sono due grandi player, diciamo, del paese sicuramente. Bisogna capire qual è lo scopo. Lo scopo di tirare fuori dal perimetro della pubblica amministrazione ANAS forse non è una degli obiettivi prioritari che noi ci possiamo porre. Noi dobbiamo far sì che ANAS, che è stata fonte di immensi sprechi in questo paese, non c'è bisogno che vi racconti io la storia di ANAS, la conoscete tutti quanti benissimo, se tu inserisci un qualcosa che adesso sta provando a riprendere forza, ma che comunque porta dietro di sé ancora tantissimi problemi all'interno di Ferrovie dello Stato, per poi privatizzare il tutto, non mi sembra che sia una scelta molto opportuna, perché l'indirizzo del governo, come voi sapete benissimo, è quello di vendere quote di Ferrovie dello Stato. Per fare che? Per fare cassa? Allora, non è questo il sistema di programmare un grande player infrastrutturali, è quello che vogliono fare loro, che è del tutto incoerente con quello che deve essere la missione di grandi aziende pubbliche, devono fare l'interesse dei cittadini nel dare il servizio. Grazie a tutti.